ci sono i carabinieri, dove vai in giro con i lucchetti? Dove vai in giro con i lucchetti? Ma dove sono i carabinieri? Ci sono i carabinieri, sono loro che comandano qui, c'è la polizia, non sei te che comandi. Ci sono le autorità, ci sono le autorità, ci sono le autorità. C'è una legge, c'è, bello. Vieni con la legge, vieni. Hai capito? Non devi falsa la voce. Cambia le lucchetti. Guarda, 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 impressionante. Ma non è un problema, io. Ma non c'è problema, da che è da circo? Voi siete da circo, però no io, eh. Il nostro diritto di essere pagati. Voi come sempre vi pregate, fate un controllo impianto per accenderlo. Solo quello. Solo quello. Ok. Ok. A noi non ci interessa che accendere l'impianto, a noi ci interessa i nostri soldi. La trattativa deve essere fatta di Giulio, 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 mio, fermo. Fermo. No, prima tavolo, parliamo, poi dopo Giulio. No. Lui è legale. No, lo dite voi. No, sì. Monte Alto. Ci ha mandato Monte Alto. Monte Alto è Snofia. Ma io ho mandato una comunicazione, leggetela, che vi ho detto che terrò nulla finché. Monte Alto è il vostro. No, Monte Alto è voi avete dato il lavoro a Monte Alto. Voi. Qui con le ferro, 10.000 euro di capitale sociale. Avete dato 200 milioni di lavoro. Alla Monte Alto. 10.000 euro di capitale sociale. Mi comprende? Mi comprende? No, ma pure Sanetto. Mi comprende lei? Mi comprende. Legale, perché mi portate l'autorizzazione? Richiedete a lui di entrare. Per quale motivo mi portate l'autorizzazione? San Edison, con la proprietà, dice a me da far entrare lui. Perché questo? Sono illegale. Oh, ecco, è firmato da voi. Dove dice lei? Ma se state qui per raggiungere lo scopo di quello che sapete, quello assolutamente non succederà. Questo stampatevelo in testa, non succederà. Ve lo dimostreremo stasera alle ore 10, 11, quando andremo avanti, qui ci saremo fino a domani. Noi sono 14 giorni e siamo qui 24 ore. Non ve lasceremo. Se ce la facciamo ci stiamo un anno. Illegalmente. Se ce la facciamo. Se fosse illegalmente, a me mi arrestavate. Luis. Si Giulio può essere dello Stato, però è italiano, ma fino all'habla, non si può di conversare. Però sarebbe bello parlare in italiano, E lui sa che sta illegalmente qui, che va a tenere ripercussioni legali. Perché è legale che tu non paghi, scusa. Dentro è lui, solo, perché è l'unico che sta dentro il parco. Ma è legale che tu non paghi. Dentro il parco, tu stai bene qui, perché stai una zona comune. È legale? Però dentro il parco. Se io entro dentro, prova ad entrare, prova a mandarmelo uno dentro, prova. Io entro nel parco, prova a mandarmelo uno. Quando vengono i carabinieri, vediamo chi è legale. Giulio, Basta. Noi siamo qui da 14 giorni, vi aspettavamo perché si annoiavamo. Non pensate che fatto la cosa. Tutta la stessa gente. Cosa la faccio io che è da qui? Vado male. Ora hanno fatto il caffè al comandante, perché stanno lì, che hanno fatto lì. La San Edison sapeva che la Monte Alto non pagava già dalla fase finale di questo. Sapeva che non pagava a Colleferro, lo sapeva benissimo. Mezzo fa. Attenzione, che qui non prendiamo più i soldi. Stiamo parlando della gente veramente a terra, disperata. Questa non è l'opera che con 20 si guardi e sono pali cancelli e taglia i lucchetti come stamani. Quella è una mossa sbagliatissima. Abbiamo dato un'altra dimostrazione di che siamo persone serie. Perché se uno viene a casa non abbiamo fatto come in altri parchi, che comunque loro hanno subito dei danni, eccetera, eccetera. Qui non siamo così. Noi siamo qui. C'è il maresciallo, no? Uno dietro c'è. Sandro, c'è il maresciallo che deve dire. Sono qua, siamo Alvaro, giù, Alvaro. Si è trovato un accordo oggi?
No, ancora no, anche perché l'azienda madre vuole assolutamente che noi ci togliamo da qui, vuole tutto libero, se no l'incontro non ce lo dà. Noi dopo un anno e mezzo che stiamo aspettando è normale che da qui non ci muoviamo. Se loro vogliono un accordo, noi siamo disponibili a metterci a tavolino, a discuterne, però siamo qui e non ci muoviamo fino a che l'accordo non sia trovato.